Allora, chi abbiamo qui? Io sono un pastore aristocratico. Un pastore aristocratico? E cosa fa un pastore aristocratico ad Aiello? Poi baffi all'insù, ma per l'occasione l'ho fatto all'ingiù, hai capito? E quindi cosa vedremo questa sera? Cioè questo pastore che girerà per il borgo? Sì, io girerò per i borghi, dove farò anche, sostituisco anche qualcuno, perché non può stare lì 3 ore, fa anche freddo al gelo, basta solo Gesù Bambino, per tutti noi. E poi ci sono tante cose da vedere, ci sono dei posti fissi da vedere, bisogna che girate voi. Quindi andremo in giro per il borgo di Aiello a girare e vedere insomma questo bellissimo presepe, questa prima edizione, giusto? Certo, speriamo che vada bene e che nei prossimi anni miglioreremo sempre di più. Adesso ce ne andiamo. Palazzo di Erode, abbiamo proprio la presenza del re Erode con le guardie in abito caratteristico, diciamo, di quasi 2000 anni fa, con le lance, le sciabole, e lì abbiamo il re Erode che vuole informarsi dove sia questo colui che chiamano il re dei re, perché vuole conoscerlo, ovviamente non per portargli doni, ma si sa benissimo perché lui è re di Giudea. Possiamo anche andare a vedere cosa ci vuole comunicare il nostro. Andiamo da Erode e chiediamo ad Erode cosa vuole comunicare. Io solo sono il re di Giudea. Ditemi voi, viandanti, dove posso trovare l'eletto colui che chiamano il re dei re. La profezia questa notte sarà vanificata, i figli di Betlemme moriranno tutti. È entrato nella parte, dobbiamo dire la verità, è molto molto pericoloso questo Erode, dobbiamo stare attenti a Erode, è pericoloso davvero. Chiediamo di non divulgare dove si trova il bambinello. E quindi si aspetta il marito che viene dai campi, intanto le donne che preparano il pane. Ecco, si può vedere anche come è stata organizzata nei minimi particolari questa location, che era una casa di una famiglia di Aiello, e quindi si nota anche la caratteristica delle abitazioni di qualche tempo fa, molto semplice. Sì, molto bella, devo dire la verità. Poi ci sono ancora le travi originali, quindi ci sono le travi originali, le mura che fatte in malta, fatte poi con mattoni in tufo, e quindi che rendevano queste case un po' umide, ma la famiglia le rendeva calde e accoglienti. Siamo, sì. Questa sì, è poi la caratteristica, la bellezza, no? Volevamo proprio dal vivo rappresentare il presepe, nel vero senso della parola. Abbiamo appunto i centurioni a cavallo, con degli esemplari di cavalli stupendi, del maneggio canonaco qui di Aiello Calabro con Tradamacchia, che ci ha dato la possibilità di usufruire di questi spettacolari animali. E proseguiamo, stiamo andando a ritroso, diciamo l'ingresso è dall'altra parte del paese, però andiamo a ritroso perché così vediamo, ecco, la stella cadente è stata fatta anche per l'occasione, è stata appesa lì sul castello di Aiello, sui ruderi, da due volontari, Rosario Bernardo e Pasquale Russo, e infatti sono stati grandiosi. E poi qui abbiamo uno scorcio di Aiello Calabro, del centro storico, caratterizzato da altri mestieri. Appunto abbiamo la pescheria con esemplari veri di pesce, e quindi appunto perché volevamo rendere il presepe il più vivente possibile. Lui è il pescatore tipico palestinese. Proseguiamo. Che stanno passando. Sì, i centurioni appunto si alternano tra l'accampamento romano e le altre postazioni del presepe vivente, proprio perché devono fare da guardia, quindi devono tenere insomma la legalità nel paese, e a Betlemme, ad Aiello, ecco, nel percorso del presepe vivente. Avete sparso a terra la vera segatura? Sì, abbiamo isolato la pavimentazione onde evitare che ci fossero degli inconvenienti, quindi cadute e altre cose del genere, insomma, anche perché la pavimentazione diventa facilmente umida e qualche muschio si può presentare. Poi abbiamo pulito a 100% pavimentazione. Qui abbiamo il calzolaio, il vero calzolaio, l'ultimo calzolaio di Aiello. Lui è dal 27, mi ha raccontato che
fa questo mestiere, è stato anche intervistato qualche anno fa dalla RAI, proprio perché è un personaggio tipico di Aiello. Aiello era fatto di artigiani, di contadini, ma soprattutto l'artigianato era il fulcro dell'economia di questo paese, e lui è l'ultimo esempio. Ecco la sinagoga con il maestro che possiamo anche intervistare, che tiene a bada i suoi discepoli. Dai, forza ragazzi, vediamo da leggere, dai. Alzati Gerusalemme, la luce del Signore brilla su di te. Il Signore splende su di te e ti illumina. I popoli cammineranno tratti dalla tua splendida ora. Il tuo popolo si è ritenuto insieme a te. I tuoi figli arriveranno da lontano per vedere il Messia. Bravi. Si possono notare, ascoltare, sentire, ed è la cosa anche bella, i rumori dei mestieri, quindi quello che rende il presepe vivente e i presepi in generale molto caratteristici da questo punto di vista, quindi sia da un punto di vista figurativo che da un punto di vista sonoro, e si sente bello ascoltare lungo le vie, le scale, le piazze, questi rumori che tengono vivo il paese, il centro storico. Questa è stata un'occasione, io la vedo così, per far riaprire uno dei centri storici, onestamente, per quello che mi riguarda, più caratteristici della Calabria, quindi aprire portoni di palazzi nobiliari, magazzini, e far rivivere questo centro storico è stato bellissimo, e questa è un'occasione che può fare, diciamo, può riqualificare un centro storico che purtroppo, come tutti i centri storici della Calabria, piccoli centri storici, stanno vivendo questo spopolamento. Ma andiamo a vedere, questa è la filateria con un telaio del 1700, un vero telaio del 1700, e le maestre del filo, della seta, dei tessuti, che si apprestano a confezionare quelli che erano il tovagliato, i fazzoletti, gli abiti di una volta, con attrezzi che risalgono a quasi due secoli fa, tenuti intatti grazie, diciamo, alla pazienza di chi li ha avuti anche in eredità. Infatti il telaio è un esemplare bellissimo che funziona, bisogna metterlo tra virgolette in moto, ma funziona benissimo. Questi fili sono rimasti intatti così dal 1700, non sono stati più toccati, forse qualcuno aveva iniziato un lavoro e poi non l'ha più terminato, ma sono rimasti così. Possiamo proseguire per il percorso, che ricordo è un percorso di 1,5 km dall'ingresso fino alla grotta di Betlemme. Ecco un centurione a cavallo. Seguiamo il centurione. No, lui è un pastore. Un pastore. Vestiti che sono stati confezionati, tra l'altro, benissimo dalle suore, da Suor Maria in capo, e anche dal centro anziani. Potete vedere anche come sono nei particolari. Sono stati confezionati molto bene. Mettiamo un po' più alla luce, così si sì. Perché lui è Luciano. Luciano il palestinese, ecco. Okay. Quindi uno dei pastori che gira per il borgo. Per il borgo. Ok. Grazie Luciano, buona prosecuzione del presepe. Grazie. Okay, andiamo, ci stiamo avvicinando verso, è un po', ecco, colmo di gente. Aspetta, dire una cosa. Sì. Non è facile, anche perché i borghi sono belli ma un po' stretti. Ma questa è la caratteristica, ecco. Aspetta. Diciamo, aspetta. Larghezza, dorso di cavallo anche. Sì. Quindi. Questo è una poco. Ecco, qua abbiamo la lavanderia. La lavanderia dove stanno preparando, allestendo il sapone, tra l'altro. Ecco, il sapone vero, è fatto in soda e grasso animale. Sono pezzi di sapone come si vedevano fino a 50-60 anni fa, quando vedevamo le nostre nonne, i nostri avi andare a lavare proprio nel fiume i panni della
della famiglia. Andiamo, proseguiamo. Abbiamo qui il mastro ferraio, c'è il forgiaro che sta appunto forgiando i ferri di cavallo, ecco qua che prendono forma. Lui, Adriano, è stato volontario anche nell'allestimento del presepe, della forgia in particolare, ma di tutte le luminarie e dei braceri che sono stati fabbricati da lui, quindi proprio produzione artigianale, e lo ringraziamo per questo. Ecco qua, si raffredda il ferro. Adesso lo facciamo con la foratura. Ed è pronto per essere forato e poi utilizzato. Alto là, perché chi siete? Da dove venite e cosa volete? Fiorino. Con Fiorino? Dovete avere un permesso della regione per... Un antico romano, allora quando mi ricavi a intervistare un antico romano? Allora, un antico romano qui ad Aiello. Beh, un antico romano ad Aiello è una persona che effettivamente viene riconosciuta a livello istituzionale. Attenzione però, noi siamo dei regionali seri, pronti alla guerra, pronti ad intervenire nel momento in cui viene richiesto il nostro intervento. Quindi allora noi aspettiamo che venga richiesto al bisogno di intervenire. Buona prosecuzione. Ah, addirittura. Allora lui quello vuole fare la guerra. In combattimento quest'arma letale. Sì, ho già nel mio curriculum vitae, che penso che all'epoca dei romani non ci fosse. Spadaccino ufficiale romano. Va bene. Allora dai, buon proseguimento. Noi andiamo. Sì, la taverna. Qui abbiamo la taverna dove c'è la dimostrazione dei cullurelli che vengono fritti al momento. E poi tra l'altro abbiamo la presenza dei tribuni e dei centurioni. Allora, qui abbiamo la taverna appunto con i tribuni romani, i centurioni e le ancelle che versano il vino e da bere per intrattenere i nostri centurioni. E possiamo anche intervistare un nostro tribuno, vediamo un pochettino cosa ci vuole dire. Allora dai, vediamo un tribuno cosa ci dice di questa, diciamo, bellissima manifestazione, insomma, dove si beve, si mangia e si scopre il borgo. È un'occasione unica per fare conoscere il nostro borgo, il centro storico di Aiello. Speriamo che la gente viene calorosamente e ci apprezza per questa bella iniziativa che è stata fatta appunto per cercare di evitare il famoso spopolamento dei piccoli borghi. Devo dire che comunque il presepe è molto riuscito, anche perché non solo siete riusciti ad animarlo il borgo, ma proprio a farlo vivere. E come diceva appunto la nostra guida, l'avete fatto rivivere facendoci immergere per alcuni giorni proprio nel presepe e nell'epoca. Ci avete fatto tornare indietro ed è veramente vivo. Grazie, sono contento per questa considerazione. Noi teniamo appunto a valorizzare il nostro centro storico, perché è uno dei centri storici che magari un sacco di persone non conoscono, e questa è un'occasione per farlo conoscere, per apprezzare le bellezze architettoniche e artistiche del nostro comprensorio. L'altro tribuno voleva dire qualcos'altro? Volevo dire che l'ambiente si adatta proprio al presepe, perché Aiello è fornito di palazzi antichi, di portoni che ricalcano lo scenario della nascita di Gesù, e quindi si è cercato un pochettino di riavvivare questo paese che purtroppo, come tutti gli altri paesi, va scemando come popolazione. E quindi adesso stiamo facendo la dimostrazione dei cullurielli famosi, diciamo, che si facevano sempre alla vigilia di Natale. Lì dentro c'è il fabbro che sta facendo i ferri di cavallo, e quindi è l'ambiente idoneo per il presepe. Allora, noi come presepe comitato del presepe vivente abbiamo organizzato due percorsi all'ingresso, uno con le scale più caratteristiche, un altro alternativo più pianeggiante, per permettere sia a disabili che a anziani di poter accedere facilmente al presepe e quindi di visitare il percorso. Ora, come abbiamo detto, stiamo facendo a ritroso e andiamo all'ingresso, che è anche molto caratteristico. Vi farò notare come i nostri volontari hanno allestito un arco romano in legno e polisterolo.
Ecco, qui è l'ingresso, ci sono i nostri visitatori che entrano 15 per volta per avere ordine durante il cammino. E qui abbiamo la prima tappa del percorso, che è la locanda. Abbiamo scelto questa come prima tappa sia perché comunque Gesù e Giuseppe e Maria non vengono ricevuti, come le Sacre Scritture ci dicono, perché era affollata, ma anche simbolico, visti i tempi. La locanda, luogo di accoglienza, ecco, simboleggia come appunto bisogna cercare di accogliere con la solidarietà chi viene a visitare, chi vuole visitare e chi vuole essere accolto con semplicità. E quindi questa è la prima parte del percorso, è molto caratteristica. Ringraziamo Gianni Coccimiglio che ci ha dato la possibilità di usufruire di questo posto, che è stato allestito in maniera favolosa. Richiama ai fasti del Medioevo, ma diciamo appunto nell'ambito del presepe vivente, un qualcosa di molto caratteristico. È lui il proprietario, che ringraziamo noi come presepe vivente per averci dato la possibilità di usufruire di questa bellissima struttura. Grazie Gianni, grazie. Poi possiamo andare all'ingresso, dove le guardie ci accoglieranno. Aspetta. Vai. Ci siamo. Ecco, le guardie ci stanno accogliendo, le guardie romane che tengono a bada la folla, ora folla che si è un pochettino distribuita, anche il freddo insomma, quindi spero non sia deterrente per i visitatori. Ma questo è l'ingresso, che è stato allestito tutto manualmente, quindi c'è un'opera di artigianato stupenda, quindi i nostri volontari sono stati grandiosi. Può notare l'arco che è stato fatto blocco per blocco ed è stato allestito blocco per blocco proprio oggi, ecco, estemporaneamente, fatto in polistirolo e in legno, che dà accesso al presepe vivente. Poi comunque avete avuto davvero, secondo me, non solo coraggio ma voglia di realizzare qualcosa per preservare una tradizione, che è quella del presepe, che alle volte va anche a perdersi, ed è un modo anche per rianimare un borgo che è bellissimo. Cioè, chi lo vede per la prima volta si innamora di questo borgo. È vero, diciamo che l'idea era quello di, attraverso questo evento, di riqualificare, riaprire i magazzini, le stanze, i palazzi nobiliari, riqualificare appunto un centro storico che io definisco tra i più caratteristici, come ho detto prima, della Calabria, e dare la possibilità non solo ai visitatori dei paesi limitrofi ma anche agli stessi aiellesi, che questa parte di centro storico lo conoscono ben poco, perché conoscono il corso, conoscono le piazze principali, ma questa parte superiore del centro storico la conoscono ben poco, dare a loro la possibilità di conoscere appunto questi tratti, queste strade e questi scorci molto belli. Ecco. Vogliamo ripetere come si chiama l'associazione, anche dove trovarvi qualora, non so, qualcuno voglia contattarvi, perché chissà, qualche l'anno prossimo ci possa essere qualche pastore in più, qualcuno che voglia proporsi gratuitamente ovviamente di dare una mano. Allora, voglio ricordare in primis che questa sera, 29 dicembre, è la prima serata, poi ci sarà il 5 gennaio la seconda serata del presepe vivente. L'associazione è l'associazione ANSPI, Associazione Nazionale San Paolo Italia, presidente è mio padre, dottore Camillo Iannilucio, e questa associazione si è sempre prodigata negli anni nell'organizzare queste manifestazioni che avessero come perno, diciamo come fulcro della manifestazione stessa, l'ambito sociale, l'ambito di comunità, ecco, quindi coinvolgere le persone del luogo, valorizzare il luogo stesso e dare la possibilità a molte persone di potersi esprimere anche in queste circostanze. Ricordo che sono 110 partecipanti, e quindi come prima edizione, per quanto mi riguarda, è stata un successo, non me l'aspettavo. Poi tra l'altro anche persone che non sono state contattate direttamente, appena hanno saputo che si sarebbe fatto il presepe, ciao carissima, ciao cara, sarebbe fatto il presepe, di loro spontanea volontà si sono offerti. Anche i pastori, ce ne sono molti ad Aiello che hanno le pecorelle, le caprette eccetera, hanno contattato mio padre, ha detto: vi diamo
le nostre pecore per allestire il presepe, gli asini, i cavalli, il maneggio, quindi c'è stata una collaborazione entusiasmante diciamo generale di tutta la comunità, e questa è la cosa che a me e a mio padre è piaciuta di più, e questo volevamo, insomma. Quindi ci si augura, ma già è un successo questa prima edizione, che quelle successive lo possano replicare e, perché no, anche crescere, perché i presepi in Calabria soprattutto fanno sì che si conosca la Calabria anche al di fuori della stessa regione. Allora sì, certamente, ma come ho detto prima, questo è un evento che vede come primo protagonista, al di là dei vari figuranti che sono tantissimi e che ringrazio, vede come primo protagonista il centro storico d'Aiello, che si presenta come appunto protagonista e palco di questo evento. Io ripeto, questa è un'occasione, come hai ben detto, per valorizzare questi centri e per farli conoscere e per dar la possibilità alle persone di visitare questi borghi e chissà, magari un domani di poter far rivivere nei mestieri, nelle caratteristiche, nell'economia questi borghi, che sia Aiello, che siano altri paesi che hanno bisogno di questa linfa, ecco, e occasioni del genere sono importantissime. Hanno partecipato volontariamente tutte le persone, e poi c'è stato un contributo da parte di molti sponsor, vorrei elencarli tutti quanti, ma va il mio ringraziamento da parte mia e dell'associazione ANSPI e da parte del comitato Valle in Festa. Ripeto, per quanto mi riguarda è stato un successo, poi ovviamente chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. Nei prossimi anni miglioreremo il percorso, metteremo qualcosina in più, ma quest'anno siamo partiti da zero e diciamo, partendo da zero, siamo riusciti a raggiungere un buon risultato, ad ottenere un buon risultato. Assolutamente sì, anzi io direi che non solo il risultato è stato ottimo, perché in questo momento sono tantissime le persone che stanno inerpicandosi per le viuzze del borgo, e tutti si accalcavano nelle varie fermate del presepe, e anzi c'è pure probabilmente difficoltà, perché il paese è bellissimo e tutti vogliono vederlo nella sua bellezza, perché poi di sera è ancora più caratteristico. Sì, certamente, ma poi onestamente il centro storico è tenuto onestamente molto bene, quindi diciamo da questo punto di vista ci è stato facilitato il compito, quindi non abbiamo dovuto fare lavori proprio di, come potrei dire, da muratore, ecco. Qui abbiamo la guardia di Erode, la guardia di Erode. Del palazzo di Erode, lui è Francesco, come potrei definirlo, il giudeo, guardia di Erode personale. Dobbiamo stare attenti alla guardia di Erode, perché tra l'altro sei ben munito di lancia e di spada. Cosa dobbiamo aspettarci da questo presepe? Tutto e di più. Abbiamo già visto tutto e di più, dobbiamo fare complimenti a chi l'ha organizzato, ma soprattutto a voi che vi siete prestati gratuitamente per far rinascere il presepe qui ad Aiello. È davvero prima edizione, 10 e lode. Grazie mille. Anche a voi, grazie. Okay. In Piazza Sottana, piazza Plebiscito, ci sarà il percorso enogastronomico con i Sabaton Quartet, che si esibiranno nella Strinantella, questo loro percorso sonoro, e faranno tutte le strine calabresi. Sarà uno spettacolo molto interessante. Tra l'altro verranno piatti tipici natalizi, la mollicata tipica e il baccalà fritto e il bicchiere di vino che accompagnerà questi piatti. Qui abbiamo i fuochi, li abbiamo, la grotta, l'asinello, i due sinelli, due perché sono fratello e sorella, quindi non possono stare distanti l'uno dall'altro, altrimenti si dispiacciono, si mettono a piangere, quindi devono stare insieme. Sempre i nostri volontari hanno accompagnato gli asini. E dobbiamo dire che, ripeto, c'è moltissima gente, dobbiamo fare la fila per vedere la grotta, perché è davvero riuscito questo presepe. Quindi salutiamo, vediamo un po'. Sono tanti bambini. Giuseppe e Maria. Ciao. Marco. Ok. Marco. Sono messo, ho finito qua, la grotta e raggiungo in Piazza Sottana, va bene?
Facciamo vedere la grotta. Ok. Lui è Giuseppe. Piacere, okay, Riccardo. Perfetto. Francesco. Chi è Maria? Ok. Lei. Ah, eccola lì. Ok, ciao Maria. Ok. Il bambino, vabbè, eccolo lì. E qui abbiamo il bue. Ovviamente. Proprio il bue. Ci sentiamo, Marco, tra un po'. Qui abbiamo il bue, vero? È proprio bue. Quindi abbiamo il bue e l'asinello, come tradizione, diciamo, come tradizione vuole. Il bue e l'asinello. E gli asinelli, anzi, abbiamo, guarda, esagerato. Abbondato. Ecco qua, tutti e tre insieme che portano i doni a colui che chiamano il re dei re. Ecco. Bravi, bravi, bravi. E qui finisce il percorso con appunto il quartiere Valle, che abbiamo, diciamo, organizzato e adibito a grotta con i fuochi, e da qui le persone potranno portarsi in piazza Plebiscito, dove dopo ci saranno i sabatum, come ho detto prima, e il percorso enogastronomico. Andiamo, vi faccio vedere la piazza, che tra l'altro è molto caratteristica la piazza. Okay. E abbiamo terminato il nostro percorso. Okay.